Good morning, we are at the 5th Torre de Gians with Alessandra, the race director. One more year, congratulations! How is it that you thought first of creating the race? How was the origin? Come è l'origine del Torre? Nata da un'idea nostra come società sportiva di fare una gara lungo tutte le alte vie. E da una richiesta della Regione Valle d'Aosta di trovare un prodotto che potesse essere di forte promozione per la Valle d'Aosta nel mondo. Allora, insieme le due idee è nato il Torre. And it was a success, è un esito. è stato subito un successo, perché comunque il Torre ha una caratteristica unica, perché i paesaggi, i sentieri delle alte vie sono di una bellezza stratosferica. Oh, certo. E il fatto di partire sotto il Monte Bianco, di passare sotto i più importanti 4.000 delle Alpi occidentali, insomma, fa la differenza. E l'ambiente che si respira in Valle d'Aosta durante la settimana del Toro, con tutti questi volontari che partecipano, il seguito di tutti gli appassionati di montagna, ha fatto sì che il Toro diventasse veramente un successo fin dall'inizio. Over the years, the race has evolved. It started as a mountain festival for mountaineers. But then gradually there has been more and more competition by more and more specialized athletes. This has put a big stress on the race, more control, more, let's say, officials checking people. What is your feeling as race director as to this evolution? Is it good, bad, is it inevitable? È inevitabile, sicuramente inevitabile, perché comunque quando una gara cresce perché cresce il livello di preparazione degli atleti, cresce il numero di atleti, cresce il numero di persone che la seguono sul posto o da lontano, ovviamente tutto questo è inevitabile, è un'evoluzione normale, diciamo, di un evento di questo genere. E direi che è positiva, perché comunque più avanti si va, più si può migliorare, più si può crescere, e comunque non siamo ancora arrivati. Il Tor può continuare a diventare meglio di quello che è. The last two years have been particularly difficult in the rules and regulations section, because there were many questions asked about some leading runners, particularly this year, 2014, we have seen the leader of the women, Francesca Canepa, being disqualified. Could you resume why she was disqualified? Spiegati perché è stata squalificata? L'altra vece. Allora, Francesca Canepa è stata squalificata perché non è passata da un punto di controllo. L'indagine, chiamiamola così, sulla la verifica del rispetto del regolamento è nata da una segnalazione per un motivo completamente diverso, che comunque non è stato accertato, non ci sono prove che lei abbia fatto un altro tipo di irregolarità. La prova provata è proprio quella che non si è passata da un punto di controllo. Siccome ogni ristoro, noi abbiamo 50 ristori lungo il percorso tra ristori e base vita, è anche un punto di controllo, i corridori hanno l'obbligo di passare di lì, pena la squalifica, purtroppo per Francesca c'è stata la squalifica. Evidente, even if she had passed by, if she didn't register, she would still be disqualified. Esatto. So that was simple. Why do you think there was such an uproar and that, you know, thing about the situ caca that was not at all, there was no proof or nothing in it? What, you know, why did that happen? Non lo so. Un errore. Un errore grave, forse una leggerezza, non lo so. Non so che cosa sia successo. E lo sa soltanto. I mean, the first thing was Paolo Rossi publicly accused her, but of course, those were two runners discussing in a checkpoint.
The problem was after that it somehow escalated and that personal accusation went into the media. Sì. With no verification. Senza nessuna possibilità di verifica, sì. But, ma il problema è nato proprio da questa denuncia di Paolo Rossi che sosteneva tutta un'altra cosa, cioè che Francesca gli fosse passata davanti senza che lui l'avesse mai vista superarlo, no? E questo noi non lo possiamo provare. A tutti gli effetti Francesca è partita prima dall'ultimo controllo, prima di Paolo Rossi, ed è sempre rimasta davanti a Paolo Rossi a tutti gli effetti, ma saltando però questo controllo intermedio. La stampa later Paolo acknowledged that he might be wrong and that she might have come out while he was at the toilet or something. Potrebbe essere, infatti, potrebbe essere che lei sia uscita prima di lui in un momento in cui lui non l'ha vista, effettivamente potrebbe essere così, ma difatti Paolo Rossi, ragionandoci, poi questa cosa l'ha fatta cadere. Purtroppo però, avendolo dichiarato davanti a tutti, facendolo dire per radio, la radio dell'organizzazione, facendo tutta una serie di cose, quello che ha fatto, purtroppo da parte nostra come direzione di gara è stato necessario fare dei controlli. Se Francesca Canepa fosse passata regolarmente dal punto di controllo delle Goglie, nei suoi confronti non sarebbe stata presa nessuna decisione, nessuna... No. Come si dice, non lo so. That's of course being race director has these, let's say, bitter moments, but the sweet moments are also with the middle of the pack runners, the giganti that arriva the last day. Why does the tour has so many details with these people? For example, Tour is the only race where the very last giganti crosses the line together with the winners. Questo è perché il Tora ti entra nella pelle, il Tora ti entra dentro e comunque anche il vincitore, i primi comunque cercano sempre di essere presenti alla lingua degli ultimi, perché l'esperienza che fanno i primi è la stessa esperienza che fanno gli ultimi, vivono tutti quanti lo stesso rapporto con l'ambiente, con la montagna, con i volontari, con le persone che ci sono intorno. E quindi diventano quasi una cosa unica e direi che questa è la magia del Thor. Tanti parlano di mal di Thor, la malattia del Thor, che è così, perché comunque è un'esperienza talmente forte, talmente profonda, talmente interiore, che una volta finita manca, come una droga. No, veramente, veramente. For the future, how do you see Tor in the for example, is it reasonable that you start filtering runners by their previous track record, like Mont Blanc, with points? Difficile perché anche io vedo anche l'organizzazione dell'Ultratel di Mont Blanc ha delle difficoltà a stabilire quali criteri usare per definire se un corridore è in grado o meno di correre la loro gara. Per il Toro ancora di più, perché comunque è una gara ancora più difficile da fare, ancora più per cui c'è una preparazione, ci deve essere una preparazione ancora maggiore, un'esperienza ancora maggiore, quindi è difficile trovare un parametro di giudizio valido che possa essere utilizzato. Io credo che comunque, lo dimostrano anche i numeri, nel senso che abbiamo sempre meno gente che si ritira, abbiamo sempre più persone che arrivano sempre più distanti, magari non riescono ad arrivare in fondo, ma riescono sempre di più a fare sempre più chilometri, no? Per cui la preparazione, chi si avvicina al Tor ormai lo sa, il Tor è una gara difficile e si avvicinano le persone che pensano realmente di essere in grado di concluderlo. Diciamo che c'è una selezione naturale, per cui diventa, non so,
quasi inutile da parte nostra fare una selezione preventiva. Non è detto che poi invece si deciderà di fare diversamente, per il momento è così. Il regolamento del TOR, sia per quel che riguarda le iscrizioni che per quel che riguarda il regolamento di gara in sé, diciamo che è sempre in evoluzione, proprio perché ogni anno si presentano casi, problemi diversi, quindi si cerca sempre di migliorare per evitare che si presentino questi problemi. Quindi e siamo sempre in crescita. For example, this year you introduced the control officers teams going around to be more serious. Esatto, soprattutto per quello che riguarda i controllori, stanno facendo un grande lavoro per quello che riguarda il controllo del materiale obbligatorio. Perché comunque noi quest'anno. Looking into the future for 2015, probably the most important suggestion could be considering the GPS tracker for the runners, for safety reasons for the popular runner and for sport control for the elite runners. Do you think there might be some possibility that it would be implemented next year, or would it be, because I know that you have looked into it, you have studied the GPS tracker? Sì, e noi è una delle cose che comunque si valuta nelle varie possibilità di miglioramento della, come dicevi tu, della sicurezza, ma anche del controllo del comportamento dei corridori in gara, soprattutto per i primi corridori. Il problema nostro è che non abbiamo ancora trovato il supporto GPS idoneo per fare un lavoro di questo genere, perché la Valle d'Aosta ha una conformazione geografica particolare, per cui abbiamo delle difficoltà di trasmissione tra GPS e la nostra base operativa. Quando troveremo il prodotto giusto, probabilmente lo metteremo in gara. Sì. Bueno, enhorabuena por estos 5 años de Thor, del Mali Thor, y buena suerte para todos los próximos años. Buena fortuna. Gracias.